Ciao e benvenuta in questo video. Come letto al titolo, oggi parliamo del cardigan. In particolare ti condividerò 5 idee look che ho creato per te che hanno come denominatore comune proprio questo capo. Nel video precedente l'avevo infatti inserito tra i 10 pezzi must have, proprio perché credo sia un capo molto versatile, che a seconda di come lo abbiniamo, come scegliamo di portarlo all'interno dell'outfit, ci permette di creare dei look molto casual, ma anche molto eleganti. Quindi oggi cercherò di dimostrarti il suo potenziale, che spesso viene assolutamente sottovalutato o dimenticato. Nel caso non mi conoscessi, io sono Sara, sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Benvenuta in questo video e benvenuta in questo canale. Direi di iniziare subito con la prima idea look. Ovviamente partiamo da un outfit da giorno, quindi perfetto per quelle lunghe giornate in cui desideriamo comodità, libertà nei movimenti, ma vogliamo anche un po' divertirci con il colore. Quindi un outfit che, come vedi, è assolutamente primaverile e molto fresco, personalmente uno dei miei preferiti. Abbiamo un modello di cardigan che mi piace perché intanto mi ricorda un po' il modello Chanel con tutti questi dettagli, quindi tasche un po' strutturato, bottoni gioiello, quindi un cardigan che ha sicuramente un'immagine molto chic. Ho scelto di abbinarlo con sotto una t-shirt estremamente basic che va a riprendere il colore, della fantasia del pantalone, un pantalone altrettanto morbido che quindi lascia assolutamente, le gambe libere, lascia respirare le nostre gambe, una scarpa bassa, un mocassino perfetto per, quelle giornate in cui dobbiamo stare fuori molte ore, ma che comunque, rimane chic, quindi una scarpa bassa che va a riprendere un po', secondo me, l'eleganza del cardigan e che va, a ricreare quel perfetto equilibrio. Come vedi, in questo caso il cardigan è accostato a una t-shirt che secondo me non è, qualcosa che facciamo sempre. Il cardigan tendiamo a portarlo più o chiuso oppure con sotto una camicia, un dolce vita, poche volte con una t-shirt. Invece il contrasto secondo me è molto bello e molto interessante, proprio perché va a rendere un cardigan come questo, che potrebbe appunto essere, come dicevamo prima, un pezzo un pochettino più importante, lo va a rendere più casual, quindi versatile. La borsa tracolla segue la logica della libertà di movimento, quindi lasciare le nostre mani libere, che assolutamente possano portare ulteriori borse o sacchetti. L'outfit completo, pochi gioielli, quei punti luce necessari, ma direi che già i capi fanno tutto. Con la seconda idea look rimaniamo sempre sull'impronta un pochettino più casual. In questo caso ciò che cambia è sicuramente l'accostamento di colori e il modello del cardigan, che è un modello più lungo che si ferma a metà coscia, che vedo sempre che va moltissimo. Personalmente un cardigan che mi piace, forse per quelli che sono i miei gusti, mi piace un pochettino meno, anche per quella che è la mia fisicità, ma sicuramente è molto utile per chi ricerca appunto un cardigan che avvolga di più la figura, che comunque si fermi a metà coscia, è perfetto. Questo è un modello challe che appunto non passerà mai di moda, in questo caso abbinato con sotto una camicetta più colorata, quindi che giochi anche con gli accostamenti appunto di palette interessanti. Un collo un po' protagonista per andare a riempire la figura, classico jeans chiaro, in questo caso un modello flare un po' a zampa che dia movimento all'outfit, una scarpa bassa, potresti scegliere una ballerina, ma anche una sneakers, un sabot, insomma la scarpa che preferisci tu, anche con un pochettino di tacco che slanci la figura, è bellissimo. Come vedi, anche in questo caso il cardigan gioca un ruolo importantissimo, assolutamente di protagonista, e va a dare quella sostanza anche in più al nostro look, che mi piace molto. Passiamo poi alla terza idea outfit. In questo caso entriamo un attimo nell'ambito lavorativo da ufficio. La base del nostro look, infatti, è molto molto classica: un pantalone palazzo, un pantalone morbido, comodo, elegante, sartoriale.
la classicissima camicia bianca che non annoia mai, e per dare quella nota appunto in più di colore, di divertimento, anche proprio per dimostrare che ci sappiamo divertire con la moda, scegliamo di abbinare questo cardigan colorato di un bel, in questo caso di un bel rosa acceso, quasi fucsia, magenta, ma avresti potuto scegliere di qualsiasi altro colore a seconda appunto dei colori presenti nel tuo look. Di questo maglioncino mi piace moltissimo anche la scollatura, che come vedi è più particolare, quindi perfetta per una camicia, per dare quel twist in più al look, quindi non il solito scollo a V o il solito scollo a girocollo che a volte possono un po' annoiare o comunque sono più classici. Ecco, se abbiamo già dei pezzi classici all'interno del look, cerchiamo di movimentarlo con qualche pezzo invece che abbia qualche dettaglio più particolare, come in questo caso questo scollo. Per le scarpe potresti scegliere una scarpa bassa come alta. Io ho scelto qua una scarpa con un po' di tacco che slancia comunque la figura ed eleva un po' il look. La scarpa bassa invece è perfetta per chi comunque ricerca sempre la comodità e per chi anche è un po' stacanovista, quindi corre da un lato all'altro, metropolitana oppure macchina, insomma, dipende sempre da quelle che sono le tue preferenze, anche come sei più comoda tu, ovviamente. Una borsa un po' big che ci permetta di portare tutto il nostro necessario, e anche qua il look è assolutamente completo. La penultima idea look che ti propongo si avvicina un pochettino di più alla sera, quindi questo outfit l'ho pensato per quelle giornate in cui il pomeriggio, appunto tardo pomeriggio, abbiamo un appuntamento, vogliamo comunque essere un pochettino più carine. Ma il cardigan ci sembra una buona soluzione. Perché? Perché diciamo che in questo modo l'outfit non è né troppo elegante ma neanche troppo casual. Sicuramente abbiamo una gonna qua che fa tanto, quindi una gonna protagonista con una bella fantasia, dei bei colori, una palette molto fresca, primaverile sicuramente, che dona anche calma. Non lo so, questo outfit mi piace molto. Una canottierina in satin che quindi rende tutto più elegantino. Una scarpa che appunto potrebbe essere anche qua bassa come alta. Io sceglierei un tacco, una via di mezzo, un sabot, giusto per slanciare un po' la figura, ma come vedi ci potrebbe stare benissimo anche una scarpa molto flat, quindi a te la scelta. E per smorzare un po' il tutto, quindi per non rendere tutto troppo da sera, come magari avrebbe fatto un blazer o come avrebbe fatto non indossare nulla sopra, un cardigan va a renderti tutto più portabile per magari le 5, le 6 di pomeriggio, ma comunque a regalare quella nota in più di completezza e al contempo comunque perfezione per questo look. Qualche gioiello a tua scelta, a seconda di se devi poi cenare fuori o se invece torni a casa. Quindi scegli un po' tu, a seconda appunto di quelli che poi saranno i tuoi impegni, se osare un po' di più con il gioiello o invece restare più sulle tue. Una borsa, una via di mezzo che tu possa portare sia a spalla che a mano, quindi anche questa molto versatile. E il look è pronto, prontissimo per la serata o comunque per il tuo aperitivo. Ultima idea look, ma non meno importante, è per quelle serate in cui ci ritroviamo a dover indossare un vestito un pochettino più elegante, ma comunque la serata non richiede chissà quale eleganza, e quindi vogliamo anche in questo caso, diciamo, buttare un po' giù, no? Prendilo con le pinze questo termine, il nostro abito, quindi renderlo sicuramente un pochettino più portabile. Cosa scegliamo di fare? Scegliamo di indossare un cardigan. In questo caso non sceglierei il primo cardigan del mio guardaroba, ma la penserei un attimino meglio, perché comunque abbiamo un vestito molto elegante, un sandalo con il tacco, quindi diciamo che il cardigan deve comunque essere a questo livello. Sicuramente sarà più casual, più sportivo, ma possiamo sceglierlo con qualche dettaglio più particolare, quindi dei bottoni gioiello, una manica un po' sbuffa, una manica più importante, un bello scollo, un bel colore anche, qualcosa che insomma ci ricordi un attimino qualche elemento più elegante da sera, ma che comunque vada anche a smorzare assolutamente il nostro vestito. Quindi, appunto, a seconda di quello che ricerchiamo, di quello che è il nostro obiettivo, scegliamo il modello corretto. Stai
Stiamo anche attenti un po' al fit, a come cade una volta indossato, però perché no? Al posto del blazer, di una giacca, di uno scialle o di quello che vuoi, un cardigan può essere una buona soluzione. Ovviamente non per quelle serate che richiedono chissà quale eleganza, ma questo l'abbiamo già detto. Quindi, arrivati a questo punto, potremmo assolutamente affermare che a seconda di come scegliamo appunto di abbinare il nostro cardigan, i look cambiano. Sicuramente ciò a cui dobbiamo prestare attenzione sono tutte le caratteristiche del cardigan, quindi il suo scollo, le sue maniche, i suoi bottoni, i suoi dettagli, la lunghezza. Tutto ciò ci può portare sicuramente a un modello diciamo più rifinito, più particolare, più unico, a un modello anche più sportivo, più casual. Quindi a seconda di questo poi dobbiamo capire quando portarlo in the look più elegante e quando in the look più casual. Sicuramente funziona sempre bene il fatto elevare o al contrario smorzare un look, perché il cardigan è quella via di mezzo che ti permette appunto di fare ciò. Questo ovviamente dipende sempre da quelli che sono gli abbinamenti di quello che si sceglie di indossare. Fammi sapere tu come indossi il cardigan, soprattutto in questa stagione. Ovviamente non ti ho detto, ma tutti questi look si possono assolutamente appesantire con una giacca, un capospalla sopra. Stratificare il cardigan è semplicissimo. Io ti ringrazio tanto per aver seguito questo video, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo.